sono entusiasta della vita, di tutto. Io mi emoziono qualsiasi soggetto che vedo, dal fiore che sboccia, un germoglio di una pianta che io pianto un seme, e vederlo germogliare, uscire dalla terra è una soddisfazione immensa. Così, ecco, per esempio, lì a Casa Museo do da mangiare agli uccelli che volano e vengono sempre lì, è perché sono i miei compagni, mi danno gioia vederli vivere, volare, vi dicendo. Quindi viviamo un mondo meraviglioso. Se guardiamo la nostra esistenza nel contesto storico dell'esistenza umana, i periodi più belli da 1,5 milioni di anni e adesso è di tutto il mondo, il paese più bello è l'Italia, dell'Italia è più bella è Roma, ma cosa vogliamo più dalla vita? È il massimo. Se guardiamo indietro a ritroso, diavolo, già 50 anni fa, vito, e si dormiva nei fienili delle stalle. Tantissime volte io mangiavo che i frati, i preti, vi dicevo, mi davano quel formaggio americano che avevano mandato per sfamare l'Europa, gli americani, no? Questi tocchi di sapore che sembrava come la gomma americana. C'era il problema di sopravvivenza, ma 50 anni fa già succedeva questo. E quindi oggi non c'è questo problema. E siamo di fortunati. È logico che voi non vedete la differenza, no? Il raffronto è logico che guardate l'esistenza attuale, non nel contesto storico dell'uomo, allora ve ne fate una tragedia perché non potete cambiare la macchina dopo 2 anni, oppure ma che no, ma siamo in un periodo bellissimo a confronto dall'uomo primitivo, poveraccio doveva soffrire, doveva combattere per la sopravvivenza, le malattie, le cose, ma doveva combattere con mille difficoltà. Oggi siamo di fortunati, voi non ci avete il raffronto, è ovvio che vi creati dei problemi anche perché uno magari il sabato sera non può andare a mangiare la pizza, ma che se ne importa? Io non vado nel ristorante né coso, sono 45 anni che devo andare una volta al bar, non sono mai andato al bar con 45 anni che sto qui per dire, ecco, per me è superfluo, quindi così al ristorante non vado, ai matrimoni, ai funerali, e no, perché cercare di utilizzare il più tempo possibile e dedicare a questo museo. E d'altronde, se fa una vita no, normale come tutti gli altri, si va a far friggere tutto l'ideale.